Tarcisio Burnic, andiamo a parlare della gara di domani della Ternana impegnata al San Paolo di Napoli, gara difficile come del resto tutte, mister, in questo campionato. Sì, si equivalgono direi un po' tutte, in particolare magari queste sono le più importanti perché affrontiamo delle squadre di alta classifica. Con questo non è che noi dobbiamo andare a Napoli, stendere il tappeto per far passare loro, dobbiamo cercare di affrontarle con le giuste misure, cercando di immettere quella determinazione, quell'entusiasmo che abbiamo immesso domenica scorsa contro il Brescia. Ecco, entusiasmo e motivazioni, ma anche credo una buonissima disposizione tecnico-tattica da parte della squadra, no? Ma sicuramente dobbiamo stare molto attenti agli errori, perché sono squadre che ad ogni occasione che gli si concede riescono a concludere in rete, perciò dobbiamo stare molto attenti, appunto, molta concentrazione. E se si parla molto dell'ambiente di Napoli, no? Un ambiente che nel bene e nel male può fare la differenza per la squadra partenopea, è d'accordo in questo senso? Sì, può fare la differenza, potrebbe essere anche deleterio a volte perché la squadra è pressata appunto dai tifosi che vogliono i risultati a tutti i costi e io mi auguro che sia così. Ecco, parliamo della squadra, condizione atletica ma anche condizione mentale, credo buona, si stanno recuperando anche tutti gli infortunati, quindi è situazione che volge per il meglio, credo, sotto questo punto di vista. Sì, gli infortunati saranno a disposizione penso la prossima settimana, perciò credo stiamo raggiungendo quelli che sono i nostri obiettivi di recuperare tutti e poi dopo affrontare quelle partite importanti che a noi servono per migliorare la classifica. Invece per quel che concerne la formazione ci dovremmo attendere variazioni al di là degli uomini, parlo da un punto di vista dello schieramento tattico. No, direi più o meno la squadra che ha giocato qui in settimana, perciò non ci sono altri cambiamenti. Bocca al lupo, mister. Napoli possa avere la meglio. No, perché è tutta una partita da giocare. Certamente loro sulla carta sono più forti, però se noi ci mettiamo l'entusiasmo, la determinazione, io credo che si può fare una buona gara. Una serie di scelte obbligate, credo, in difesa, soprattutto per domenica. Sì, viene a mancare gli uomini squalificati, e perciò dobbiamo per forza di cose scegliere diversamente. Comunque i sostituti sono degni di quelli che hanno giocato domenica. Mister, parlando un po' di marcature per domenica, con Stroppa è stata adottata la scelta grava, tutto sommato positiva, diremmo, alla luce del risultato. E con Schwok c'è qualcosa in pentola in particolare?